Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati in questo nuovo video del vostro palazzone. Faccio questo piccolo incipit perché sto andando a ritirare un piccolo lottino di carte Pokémon. Molto piccolo, lo definirei particolare, nel senso che non ha una linea ben precisa. Non è un lotto vintage, non è un lotto, oddio non lo so, di Stampede, di Alternative. Non è un lotto, è un lotto un po' particolare. È un avanzo, diciamo, di un mio amico che ho ritirato a una buona cifra. Vi dirò poi alla fine del video quanto ho speso, quanto effettivamente più o meno può valere il lotto con tutte le difficoltà del caso, e poi sono curioso di sapere la vostra nei commenti, quindi vi porto un pelino con me in questo mini tragitto per andare a recuperarle e poi facciamo un bel video. Allora, piccolo ritirino fatto, le carte sono qua, ve le faccio vedere ovviamente adesso in video. Non è niente di così eccezionale, ma c'è qualcosa di interessante. Ribadisco, saranno eventualmente tutte poi successivamente messe in vendita. E niente, andiamo a vederlo. Eccoci qua signori con il nostro lottino fresco fresco appena ritirato. E tra l'altro vi voglio subito sfidare perché è arrivato un pacchetto di uno scambio che ho fatto dall'America. Carte belle costose, quindi se questo video raggiunge i 100 mi piace entro domani, mi raccomando, vi porto subito anche il video dello scambio tra me e il mio amico che vive in Florida. Siamo qua signori con questo lotto che ho appena ritirato. È un lotto, come ho definito nell'incipit del video, un po' particolare. Il Gengar chiaramente non c'entra niente. È un lotto esotico, lo possiamo definire così, particolare, perché non ci sono carte vintage, non ci sono carte particolari. È un po' un miscuglio tra carte nuove, carte semi nuove e qualche, diciamo, piccolezza, come vedete fin da subito. Quindi ve lo faccio vedere immediatamente, vi dico quanto ho pagato per questo lotto, che ovviamente non ho pagato quanto il corrispettivo totale del valore di questo lotto, ma voglio sapere secondo voi subito, quindi mi raccomando guardate bene le carte, quanto può valere questo lotto nello specifico. Allora, iniziamo immediatamente con la prima carta del lotto. La prima carta del lotto, come vedete, è un tranquillissimo Stankfisk V, quindi una carta assolutamente, vabbè, sono tutte carte quasi pack fresh, totalmente inutile, un Pokémon che non ho capito perché l'hanno fatto in forma di Galar, è veramente orribile e osceno. Poi abbiamo un fantastico Rotomino V, credo che venga da Origine Perduta, Lost Abyss in giapponese. Anche questa carta praticamente pack fresh, non aveva manco la sleeve, ma è una carta da 50 centesimi, quindi essenzialmente amen. Andiamo con un'altra cartina, qui levo subito la sleeve che è completamente mangiata, ed è un Cramorant. Come vi ho detto, è un lotto un po' particolare, questo lo sposto, ovviamente, ripeto, non fa parte del lotto. Anche questa è una carta pack fresh, ma questa è proprio l'antipastino, qualcosina di leggero che ha voluto mettere come cornice del lotto totale. Poi abbiamo un Cinderace V, anche questa carta tranquillissima, una carta da 1 euro probabilmente, molto easy, molto tranquilla. C'è stato un periodo, se non sbaglio, che questa carta veniva giocata, non è più quello purtroppo. Passiamo alla prossima, qua inizia a essere anche qualcosina di un pelino un po' più interessante, pur essendo pur sempre una V. È un Lucarietto di Futuri Campioni, una carta che in quel periodo si trovava veramente a profusione totale. Anche questo pack fresh, una carta da 1 euro, 1,50 euro, qualcosina del genere, ecco. Poi abbiamo un Wailord, questa carta è molto importante in inglese, ovviamente non questa carta ma questo Pokémon, perché Wailord e Magikarp Tag Team è una carta incredibilmente costosa. Purtroppo non è questo il caso, carta italiana, anche questa pack fresh, anche questo Futuri Campioni, e niente, andiamo ad aggiungere anche questa nel lottino. Poi abbiamo un Graplock V, questo al forno ragazzi, poesia, anche queste sono tutte carte da qualche centesimo, di 50-60 centesimi, un eurino, ecco, girano tutte su di me. Cursola di Galar, V, anche questo Futuri Campioni, carta da veramente poco. Andiamo con una VMAX. Questo è, se non sbaglio, credo, non sono sicuro, Pokémon Go probabilmente, ma non sono sicurissimo, Melmetal VMAX, Melmetal V, anche queste carte da veramente poco. Adesso iniziano ad arrivare le carte un po' più succose. Un Conkeldurr V, anche questa carta da pochissimo. Un PJ V, anche questa da pochissimo.
un granchietto, questo lo odio come lo Stankfisk di gala, iniziamo con qualcosina di un po' più interessante all'interno del lottino. Un Giratina Vistar, è una carta da pochissimo, probabilmente non tocca neanche un euro, però inizia a essere qualcosina di un po' più interessante del lottino. Una carta sempre apprezzata, fa sempre il suo lavoro, in italiano costicchia perché se non sbaglio per un periodo è stata abbastanza giocata. Andiamo con un Blastoise Radiant. Queste carte, ragazzi, io le amo veramente alla follia, costano nulla perché tuttora credo che sia una carta da veramente 3, 4, 5 forse massimo, ed è sinceramente anche un peccato, meglio chiaramente per chi non ne ha la possibilità, ma è una carta veramente economica, molto interessante, pack fresh, però fa sempre piacere averla all'interno della collezione. Ripeto, tutto quello che vedete lo rivenderò, ve lo dico in maniera molto sincera. Questo è Blanche, credo, anche questo fa parte di Pokémon Go in giapponese, carta pack fresh, anche questa carta da veramente, veramente pochi euro, però iniziamo un po' a salire di livellino, si vede, si sente, si annusa. Andiamo con una delle prime Stamped, questa carta veniva distribuita dal GameStop, scusate, come regalo per un acquisto di 20 euro, è una carta da 1 euro, 2 euro forse neanche. Però voltaggio sfolgorante, inizia ad avere la sua età, se non sbaglio ha già un 3-4 anni, forse anche 5. Cosmolo, quindi un'olografia molto particolare, carina, potrebbe dire la sua, così come potrebbe dire la sua anche il Dragapult Fragore Ribello, un set completamente inguardabile, ma anche questa. Una carta, vediamo se c'è l'anno. 2020, ragazzi, sono già passati 4 anni e mezzo. Andiamo con un'altra fuori serie. Un Drapion V, credo che fa parte di Lost Abyss, no, del set di PJ, forse Lost Abyss, credo. Questa è purtroppo una fuori serie, immagina aprire un box da 100 e passa euro e tu vai, Drapion V come fuori serie, vai. Andiamo con la prossima, signore, ultima Stamped, un Covenant di Fiamme Oscure, anche questo 2020. Iniziano, signori, le carte un po' più interessanti e voglio subito partire con un Jolteon VMAX Alternative. Questa carta veniva, diciamo, trovata all'interno delle super collezioni che sono state per un periodo completamente introvabili. Questa carta è esplosa completamente di prezzo, è una carta che costa over 50-60 euro, bellissima, le collezioni ormai non si trovano neanche più, costano veramente un fracco sia in italiano che in inglese, ed è una, secondo me, delle promo più belle in assoluto degli ultimi anni, così come chiaramente lo è anche il Flareon e anche chiaramente il Vaporeon VMAX. Queste tre carte sono perfette, ragazzi, andiamo giusto a farvene vedere una dal lotto. Come vedete, ragazzi, pack fresh, non ha nessun problema, probabilmente una mezza idea magari anche di gradarla si può fare. Sono tutte carte che oggi costano tra i 50 e i 70 euro mediamente. Tra l'altro le avevo le collezioni, le avevo vendute ai tempi a un prezzo sinceramente molto buono, purtroppo oggi costano veramente tantissimo e queste promo stanno veramente salendo una valanga di prezzo. Poi ovviamente non si può non avere la controparte in versione V Alternative, quindi abbiamo sia il Flareon, anche in questo caso ve lo faccio vedere, sono tutte perfette, ragazzi, non è così semplice trovarle da collezioni, spesso si hanno delle sbeccature, quindi queste molto belle. Andrò chiaramente a vendere anche questo, probabilmente magari qualcosa graderò anche. Cartina da un 50-60 euro, cartina anche il Vaporeon da un 50-60 euro, aspettate che lo tiro da sotto, anche questa come vedete zero difetti, sì, magari qualche puntino di whitening, ecco, non ambiscono sicuramente un PSA 10. Anche questa cartina da 50-60 euro e anche il Jolteon V Alternative, bellissimo, stile Batman che guarda verso il basso, anche questa è una carta abbastanza costosa. Quindi tutte e sei le promo delle collezioni, quindi una bella somma queste sei carte. Andiamo con qualcosina che già intravedete di interessante, andiamo con le iridescenti, signori. Mew iridescente, ormai un set veramente vecchio, perché Leggende iridescenti è un set del 2017,
Come vedete, purtroppo alcune carte uscivano così, questa è un po' vuncia, quindi consideratela come good, però è un set ormai di 7 anni, sono sempre carte molto apprezzate per quanto mi riguarda. Poi abbiamo OO è una promo, veniva distribuita all'interno della super collezione, questa è messa bene, ha un puntino qua di pressione, non so se lo vedete. Però per il resto è assolutamente una bella promo. Questa collezione di Gidi OO costa una valanga, ragazzi. Oggi credo che in italiano l'ho vista poche volte in vita mia, se devo essere sincero. Andiamo con un'altra bombolona di questo lottino. Il Rayquaza iridescente. Anche questo è un po' sporco. Vedete qua, è un po' buncio, un po' di ditate. Evidentemente sono state senza sleeve e si sono toccate con altre carte. Anche qua davanti completamente sporca. Ma si può ragionare, ecco, magari un panno, un po' di acqua e si cerca di eliminare un po' le impurità. Anche questa, ragazzi, signora carta. Andiamo con le ultime quattro carte. Sono un Lugia iridescente, probabilmente la carta top tra tutte le iridescenti insieme a chiaramente il Mew. Questa ha un angolino un po' più sbeccato, anche questa ricorda una promo, questo purtroppo è totalmente naturale su queste carte. Poi per il resto sì, un'unghiatina qua ci sta, non le ho prese come Near Mint, to Mint, ci tengo a mettere le mani avanti. Poi abbiamo un Celebi, che è una delle mie preferite, anche essa è giustamente una promo. E poi le ultime due, ragazzi, ovvero altre due carte che potevi trovare, perché gran parte di loro erano promozionali, l'Arceus iridescente, che non è messo per niente male, sempre in italiano, questa non era per niente facile da trovare, ed infine la più tranquilla tra tutte le iridescenti, ovvero il Volcanion, che è anche quella messa praticamente meglio, tranne questo angolino qua sotto. Ragazzoni! Questo è stato il lotto che ho ritirato, è un lotto tranquillo ma simpatico, devo dire la verità. Vi dico quanto l'ho pagato, questo lotto l'ho pagato 280 euro. Un buon ritiro secondo me, per quanto mi riguarda. Ditemi la vostra, sono curioso di sapere se uno ho fatto bene e due secondo voi quanto vale questo lotto. Noi ci sentiamo al prossimo video e se questo video arriva a 100 mi piace vi porto lo scambio incredibile da 600 euro che ho fatto con il mio amico americano. Ciao ragazzi!